Sono 691 gli operatori sanitari vaccinati contro il coronavirus ad Arezzo. Nelle prossime ore saranno riaperte anche le prenotazioni tra gli operatori che avevano già dato una preadesione. Ogni giorno vengono vaccinati al San Donato dai 150 ai 200 tra medici, infermieri e OSS. Tutto sembra filare liscio dal punto di vista dell'organizzazione di questa prima fase della campagna vaccinale sia negli ospedali che nelle RSA, dove sono state vaccinate 1.174 persone, 977 ospiti e 197 operatori. Più difficile e complicata sarà inevitabilmente la fase che verrà, e cioè la somministrazione alle fasce della popolazione che per prime potranno beneficiare del vaccino anti-Covid. Impossibile, affermano dal San Donato, che possa avvenire in ambiente ospedaliero. L'assessore regionale ci ha detto che non è pensabile di poter raggiungere, diciamo, un'immunità di gregge prima del prossimo settembre, ma almeno come potrebbe funzionare questo ce lo può anticipare? Beh, l'organizzazione territoriale ancora non è definita nel dettaglio. Ovviamente dobbiamo capire quando arriveranno le dosi successive, di quali vaccini arriveranno, perché voi sapete che l'Italia ha acquistato vaccini da diverse case farmaceutiche che hanno anche caratteristiche lievemente diverse in termini di modalità di somministrazione, quindi dobbiamo aspettare veramente di sapere quando arriveranno le dosi per capire come verrà organizzata la vaccinazione nel territorio. L'unica certezza mi pare che rimanga il fatto che gli ospedali saranno diciamo, il punto di riferimento, comunque diciamo, il più importante. Ad oggi gli ospedali saranno il punto di riferimento per la vaccinazione degli operatori, che ricordo comunque non sono soltanto gli operatori dell'ospedale, ma gli operatori sanitari del territorio, del privato convenzionato e anche gli operatori di tutte le aziende, le cooperative che hanno in appalto i servizi correlati con le attività sanitarie, quindi si tratta comunque di numeri importanti e per questo la sede individuata è quella ospedaliera. Per quanto riguarda i cittadini, ancora ci sono delle riflessioni in più da fare sotto questo punto di vista.